senatore De Cinque, che mi ha aiutato anche nell'individuare i nomi e poi a fare una comunicazione pubblica che servisse oggi certamente a ricordare la figura di Remo Castro. Io l'ho definita anche in un articolo di oggi il padre dell'Abruzzo moderno, e poi tenterò di dire anche perché. Ma non siamo convocati solo dalla mozione degli affetti, perché credo che sia giusto e forse credo che lo stesso Gaspari volesse, vorrebbe questo, che il nostro stare insieme oggi a ragionare su di lui consentisse di ragionare sulla nostra regione, su quello che è stato, su ciò che ha funzionato, su ciò che è successo in quel periodo, e lo vorrei dire da un punto di vista storico-scientifico, su ciò che non è accaduto più, per arrivare alla conclusione se o meno in Abruzzo c'è stato un modello e se questo modello ha funzionato, cosa ha prodotto. Io sono persuaso dall'idea che questo accadde, e sono persuaso perché non da chi ha avuto, come molti di voi, il tempo del vissuto di quell'esperienza, non solo della vicinanza alla figura di un leader come era Remo Gaspari, all'appartenenza a un periodo storico, ad un partito, anche nelle sue diverse colorazioni all'interno del partito, che fu quello di governo per eccellenza della Democrazia Cristiana, ma non solo. Oggi qui sono presenti personaggi che hanno rappresentato la sinistra, che in quei giorni, in quegli anni, erano militanti e rappresentanti istituzionali del Partito Comunista, ma che hanno, poi lo vedremo perché, un legame particolare. La presenza, ad esempio, del sindaco di Vasto, che è quasi magica, perché lui, il giovane Lapenna, che era all'opposizione al comune, il lucissimo consigliere comunale, poi quando divenne però sindaco della città, consegnò a Gaspari la cittadinanza dorata. Secondo me questa è una bella pagina di come poi la storia si è evoluta. C'è uno studioso di fatti regionali, di economia regionale, oltre che uno che ha svolto ruoli istituzionali, il senatore Stariscia, che addirittura si recò a Roma ad intervistare con Gaspari, penso che abbia questo materiale per noi prezioso. Insomma, quando noi ci riferiamo a quella figura, ci riferiamo a una comunità ampia che va oltre anche la militanza, lo stesso partito, ripeto, in tutte le varie sfaccettature. Agli storici spetta indagare anche i dettagli di quella stagione, che è giusto pure parlarne. Tuttavia io credo che proprio l'analisi storica ci aiuta a stabilire dei fatti rispetto ai quali io mi auguro che non si possa neanche in questa regione più metterli in discussione. Gli anni che vanno dal 70 in particolare al 92 sono gli anni che vengono definiti della crescita economica, del boom economico della nostra regione. Sono gli anni del passaggio della modernizzazione della nostra regione, da una regione che era in condizione di sottosviluppo ad una regione che aggancia il nord e per alcuni aspetti lo supera nelle sue dinamiche economiche. Ora, tutto questo viene in qualche maniera raccontato dai minimalisti, e i minimalisti sono coloro che al minimo vogliono vedere parte della storia, che quella crescita fu dovuta anche grazie, o soprattutto grazie, o addirittura solo grazie all'intervento pubblico e dunque al debito pubblico, e quindi siccome ci fu da spendere ci fu lo sviluppo. Se fosse vera questa passione debito pubblico sviluppo, noi ci troveremmo un centro sud Italia tutto uguale al nostro. Così non è accaduto, perché mentre l'Abruzzo in quegli anni è cresciuto di 22 punti percentuali del PIL pro capite, la ricchezza degli abruzzesi è cresciuta di 22 punti, noi abbiamo una media delle altre regioni del centro-sud Italia che si attestava intorno all'1-2%. Addirittura in quegli anni il nord-est cresceva del 10% e noi del 22%. Loro partivano in condizioni migliori del nostro, ma è dato, come chiamo questi dati, da una fotografia che ci possa consentire di dire che qui ci fu un modello, che ci fu un di più rispetto all'intervento pubblico realizzato in particolare con lo strumento della cassa del mezzogiorno. Ci fu un di più di sviluppo.
occupazione ci fu un modello diverso. E né può essere giustificato questo di più che accade in Abruzzo per la presenza solo del Mugabe come potente in quanto disponeva di potere, perché in quello stesso periodo c'erano altri potenti in altre regioni che disponevano dello stesso di più del potere del Mugabe. Basta guardare al nostro sud agli anni di Mitre, ministro in più occasioni, presidente del Consiglio, segretario nazionale del partito più importante della storia della Repubblica, più importante e più grande della storia della Repubblica italiana al governo, ciò la dice. O al nostro immediato nord, la esperienza di Fornana, che pure ebbe medesimi incarichi. Ma nessuna di queste regioni, nessuna regione centro-sud Italia, conobbe lo stesso sviluppo nelle stesse termini, nelle stesse modalità, sviluppo che ci ha consentito fino a qualche anno fa, prima cioè che fossimo azzardati da una crisi che ci ha condotto alla nostra dimensione naturale e reale, cioè noi abbiamo vissuto diretta di quelle scelte che si caratterizzarono allora. Noi le sappiamo tutte quali furono, alcune delle quali possono essere anche più controverse, più combattute, più dibattute. Basta il fatto che l'Abruzzo non solo divenne un Abruzzo moderno, ma divenne finalmente, io penso, che se dovessi dare il maggior miglior merito, se potessi, dallo studio fatto, dall'esperienza sentita e acquisita da parte di tanti di voi, forse il merito migliore di quella classe dirigente che vede in Gasparri la funzione americana, ma che non fu solo Gasparri, che non fu solo DC, perché credo che anche su alcune grandi questioni il confronto tra DC e PC in questa regione si svolse. Una volta esaurita la battaglia sulle grandi questioni ideologiche, che pure poneva uno scontro diciamo senza limite tra questi due grandi blocchi, poi però sulle questioni regionali c'era una competizione avviata al fare meglio, a risolvere i problemi. Per esempio la battaglia che avvenne nel sangue, l'insegnamento della sacra clinica, la funzione popolare anche di stimolo e di conduzione svolta dalle allora scuole del partito, fece in modo che un fatto che poteva determinare una conseguenza non avvenne, perché ci fu una capacità di dire, di competizione e di contestazione, ma anche chi stava al governo, di capacità e di ascolto e anche di assumere quella decisione finale che facesse la sintesi nella nostra regione. Io penso che quando dunque parliamo di Gasparri parliamo di tante cose, non solo di un nome e cognome, ma di tanti nomi e cognomi, di tante esperienze e anche della funzione della politica complessivamente intesa in questa nostra regione. Ci furono cose non affrontate nel giudizio, ma assolutamente giustificabile per il periodo. Penso alla partita del trasporto su ferro. Si ritenne, diciamo, dopo le intuizioni degli Spaventa, si ritenne che ciò che veniva prima, in quel periodo era giusto pensarla così, fossero la funzione dei collegamenti viari attraverso la gomma e quindi la realizzazione delle infrastrutture viarie in prevalenza delle autostrade. Non fu data importanza al collegamento Roma-Pescara in termini di collegamento ferroviario che è rimasto pressoché identico a ciò che avvenne nel periodo pre e post unitario. Oppure il collegamento che ciò riguardò tutte le regioni del centro-sud Italia, non solo l'Abruzzo, la dorsale su ferro, la dorsale adriatica su ferro, che è diversa e per conformazione geografica è quindi più difficile, ma anche per scelta rispetto a quella di America, che invece oggi può accogliere un'alta velocità rispetto a quest'altra parte d'Italia che non lo può fare con la difficoltà a farlo. Addirittura ci sono tratti dove insistono ancora la permanenza di un solo binario, i cosiddetti coni, gli imbuti che si creano ad Ortona per un chilometro o nel Molise per circa addirittura 30 chilometri. E oggi si sta trattando di eliminare questi coni per cercare di realizzare un trasporto su ferro che sia più veloce. Ma le grandi questioni che collocarono l'Abruzzo ad essere quello che ho detto furono delle scelte compiute con senso di realizzazione, di prefigurazione e poi di realizzazione. Il passaggio all'industrializzazione, il passaggio all'agricoltura intensiva, il ruolo dell'infrastruttura. Una volta Gasparri in un convegno disse
gli si pose la domanda, onorevole, ma insomma come lo Stato può garantire la distribuzione della ricchezza? E lui disse, sicuramente in tanti modi, per me il modo migliore per garantire la distribuzione della ricchezza, e la distribuzione della ricchezza è innanzitutto quella di consentire che venga prodotta. Una volta che viene prodotta, lo Stato acquisisce una parte di quella ricchezza in termini di tassazione. Poi però c'è un terzo momento, diceva Gaspari, che è quella della distribuzione di quanto lo Stato aveva acquisito. E il miglior modo per distribuire ai cittadini erano le infrastrutture. Perché con le infrastrutture tu consentivi a tutti, non solo la utilità, ma anche le infrastrutture generavano opportunità. E ciò che hanno generato, per esempio, le infrastrutture autostradali come opportunità per la nostra regione, sarebbe da misurare anche in termini di ricadute economiche. Per cui se noi dovessimo, nessuno ha mai fatto questo studio, penso che sia complicato farlo, però se dovessimo misurare l'entità dell'intervento dello Stato nella nostra regione e quello che ha generato poi in termini di ricchezza, di occupazione, dunque anche di tassazione riversata allo Stato, io non so se siamo un bilancio a pareggio, negativo o positivo, ma di certo qui è accaduto ciò che altrove non è accaduto. Cioè quando ad un certo punto della storia nel nord si sono inventati quel nuovo egoismo, non certo si riferivano, si potevano riferire all'esperienza regionale, dove il denaro pubblico ha generato conseguenza investimenti e occupazione. Io non la voglio fare ulteriormente lunga, però voglio ricordarcelo, vogliamo ricordare un dato. Tra le cose che spesso Gaspari diceva, soprattutto nella parte, diciamo, finale della sua professione politica, perché penso che poi che emerga nella parte finale della tua vita quello che più ti costava in termini anche di sentimento. Lui ricordava con le lacrime degli occhi le partenze da Gis e dall'Abruzzo di tanti abruzzesi che non avendo più la possibilità di andare qui andavano altrove. Stiamo parlando che nella seconda emigrazione abruzzese in 10 anni dal 51 al 61 emigrarono 230.000 abruzzesi, circa 23.000 persone ogni anno lasciavano la nostra regione. Lì ci fu quella classe dirigente che fu capace di interrompere anche il dato del ciclo economico nazionale europeo, ma interrompere quell'andamento, anzi creare le condizioni del ritorno. Oggi noi non abbiamo più la valigia di cartone che ricordava casa, ma i giovani di oggi sono tornati a rilasciare i nostri territori, territori regionali, che di per sé non è negativo, si acquisiscono saperi, conoscenze e competenze. Diventa patologico se poi non hanno il diritto al ritorno e deve garantire la classe dirigente che sa prefigurare e sa fare. Voglio concludere il mio intervento ricordando le parole che pronunciò, che scrisse il Presidente della Repubblica in occasione del commiato del santo della morte di Remo Gaspari. Scrisse Giorgio Napolitano, parlamentare di lunga esperienza ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Si dedicò con grande passione, responsabile e impegno fin dai primi anni del servizio del dopoguerra alla vita politica e al servizio. E al servizio delle istituzioni repubblicane. Per lunghi anni autorevole ministro in differenti compagini governative. Egli ha saputo offrire un significativo contributo allo sviluppo civile ed economico dell'Italia, continuando a prestargli sempre vigile attenzione. E poi concluse il Presidente, e riservando un particolare impegno per il progresso della sua amata terra d'Abruzzo. Penso che il Presidente della Repubblica, in poche parole, abbia ricordato benissimo quello che fu Gaspari per l'Abruzzo e per l'Italia. Grazie. Dell'autostrada, infatti, non tanto per formare che non sono stato anche della Marche, ma anche non ho mai capito l'importanza dell'autostrada per le Marche, infatti, non ce l'hanno.
che a me produce anche una certa emozione, perché è un caso, ma mi trovo seduto esattamente allo stesso posto dove ho potuto vivere questa curiosa coincidenza. Per me è un momento, diciamo, di forte sentimento. Io non voglio fare problemi politici, perché qui ci sono dei politici più giovani, un po' meno giovani, tutti molto esperti, molto capaci, che potranno trarre delle conclusioni e dire dei concetti molto importanti. E io invece, che ho una passione della storia, che spesso sono chiamato a prendere stanno a fare delle relazioni su vari argomenti storici, vorrei fare una riflessione storica, perché poi c'è anche la padre, fra due momenti che hanno caratterizzato, stanno caratterizzando il confronto o per alcuni lo scontro tra magistratura e politica. Prima però consentitemi di fare meglio di qualche dichiarazione un po' troppo leggera, scopo e meditata, che ho fatto magari sotto la spinta della delusione su due conto i risultati elettorali, ma mia nonna diceva che un quarto d'ora del fregone capita a chiunque, capita a tutti. L'importante allora la riflessione è questa: che similitudini e che differenze ci sono tra Mani Pulite e la situazione attuale? Oggi sentiamo dire che la magistratura o una parte della magistratura vuole col metodo giudiziario sovvertire le libere scelte dell'elettorato, cioè modificare il risultato dell'elettorato. Allora noi ci chiediamo, ma questo era anche nel periodo dal 92 al 94, al 95 o no? Beh, qualche esagerazione c'è stata, per esempio nella serve per evitare il pericolo di fuga o per evitare l'inquinamento delle prove, per evitare che i delitti non certo per ottenere un mezzo di pressione, per ottenere le confessioni. Questo non è un giudizio mio, ma è del tribunale, diciamo, europeo che ha dato questo giudizio. Però la considerazione che si deve fare e che non è tutto così come appare, come potrebbe apparire. Io cito per esempio un episodio, cioè nell'agosto del 93, un grande spiegamento di forze di polizia giudiziaria arrestò registi di paesi vicini, diversi imprenditori accusati di turbativa bassa. Questi arrestati erano poi portati all'interno del corpo e un ufficiale dei carabinieri diceva: guarda, di quello, perché tanto sono tutto, di la verità, così te ne torni a casa, eccetera. E il magistrato durante l'interrogatorio diceva: ma lei non c'è casa, ma lei l'ha aiutata, questa storia ha due interpretazioni. Si può interpretare, dice, volevo ridurre a confessare delle cose che erano fatte, c'era una ricerca, oppure può esserci un'altra interpretazione, che è quella che magari veniva consigliato, cioè collabora con la giustizia, perché quello che deve fare con un imputato, ma non è colpevole. E all'epoca, ricordate che tutta la giunta regionale fu arrestata e poi dopo, alla fine del processo, insomma, le cose furono voluti e che si creò un clima, questa è la un clima per cui veramente si credeva che ci fossero solo affari e quindi si sospettava praticamente di tutti e le procure si limitavano. Questo però non è un problema psicologico, non è una cosa curiosa,
è capitato recentemente di leggere uno studio fatto da uno studioso danese su quello che accade dal 1601 al 1605 a Bilbao, cioè una caccia a distretti. C'era, allora si credeva che i distretti esistessero, e c'era una tale confusione che ci fossero questi distretti, che addirittura della gente si auto-accusava di essere danese, perché pensava c'era questo errore delle famiglie, fino a che si ristabilì una condizione di equilibrio. Quindi una interpretazione, potremmo dire di verità, è che si era creato un clima che favoriva anche degli errori e anche delle distruzioni. Era un disegno personale, un disegno comune, eccetera. C'è poi una differenza sostanziale, e questa è la cosa più interessante. Ciò che è accaduto allora e quello che è accaduto poi nella seconda guerra. Perché Mani Pulite è durato 3 anni, è durato 3 anni perché il Partito Socialista, la Democrazia Cristiana, non ha praticamente scontrarsi. Mentre Forza Italia, Pietro, Comunità, c'è tutto, chiede come mai, com'è possibile? Il Partito Socialista è ereditato una tradizione della rivoluzione francese, di Parigi, aveva rappresentato la guida delle masse operarie e popolari durante il periodo della rivoluzione industriale, per la vita della sessione di Roma, dal Partito Comunista, ha avuto grandissimi successi, e la Democrazia Cristiana ha rappresentato l'impegno dei moderati e dei cattolici in politica, ereditando un paese sconfitto in guerra. Sapendo provocare nella giusta posizione delle alleanze internazionali, ricostruendolo nella democrazia e nello sviluppo economico. Questi partiti sono in qualche maniera stati nazionali. Forza Italia, che ha promesso di fare tante cose, tante rivoluzioni, eccetera, i nomi con cui voi cambiano, non ha fatto, perlomeno non ha fatto le cose della stessa importanza che la storia ci dice ha fatto il Partito Socialista, che ha fatto la Democrazia Cristiana e ancora meno. La risposta più semplice, vabbè, per quelli erano colpevoli e questi invece sono ma no, credo che la risposta stia nella diversità delle strutture dei partiti. La Democrazia Cristiana e il Partito Socialista erano dei partiti democratici all'interno. C'era anche una gara tra i dirigenti. Per immaginare voi quando Craxi ha ricevuto l'avviso di garanzia, tutti i dirigenti e i deputati del Partito Socialista salire le gradinate del Palazzo di Giustizia di Milano. No, perché? Perché Martelli ha detto, Craxi, sei un problema, togli di nulla, posso nulla. Ma chi glielo può dire che è una cosa del genere? Quello è un partito diverso. È un partito personale, un partito fondato da una persona che è il padrone, è quello che è l'unico che entra a comprendere il mondo, e quindi questo è. Ricordiamoci che qualche relazione, qualche meccanismo che ha coinvolto i politici della vita all'interno di questo partito, la famosa storia degli incontri, che è stata, diciamo, una cosa. Beh, penso che qualche padrina, qualche giudice sarà stato qualche giudice comunistico, se dico questo potrei dire, che ha suggerito che nel nostro caso vediamo una giornata, questo non perderà l'attenzione, troviamo un altro modo per farne la terra. E l'altro dato è che la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista non avevano giornali, se non un partito, non avevano televisioni. Si difendevano quelle persone dentro i processi, laddove invece le persone e gli altri si difendono fuori dalla processione, fino a che uno cerca di arrivare alla distinzione, è qualcosa che un deputato può fare, anche se un deputato per la responsabilità pubblica vorrebbe cercare di dimostrare la propria innocenza, o perlomeno pretendere che non riescono a dimostrare la propria innocenza.
Poi però qualcuno cambia le leggi, o cancella il falso bilancio, o fa in modo che le cose eccetera, e tant'altra cosa, e qui non l'ha fatto, questa è quello che non sono andato a fare. Per esempio, Remo Casta è arrivato, non so se lo sapete, 18 avvisi di garanzia dalle procure della Repubblica e 4 avvisi di garanzia dalla procura della Corte dei Conti, per quello è anche peggio. Perché? Perché è peggio? Perché se tu sei ritenuto responsabile di un reato penale, se muori ti dice lì, ma se invece sei ritenuto responsabile di un danno erariale, quindi per esempio non mi dico. Bene, si è difeso da solo, perché da solo? Perché è una morte difensiva. Era un bravissimo avvocato, anzi, piccolo particolare, nel 1945 vennero degli emissari di Spada a Gizzi a chiedere di fare il segretario della Giustiziaria che aveva la sezione. Infatti disse, no, io sono un giovane avvocato, sono appena sposato, non ho tempo per lavorare. Io non ho quello che era arrivato in America, che era andato, che era un appassionato socialista, aveva dato a mio zio il nome di Emilio Zola, il famoso scrittore socialista francese, ma figlio di un italiano, Emilio Zola. Poi mio zio, per diventare professore universitario, aveva detto sì, non potete capire il nome di Zola. Il mio padre si chiamava Remo, è molto come il mondo di Emilio, se libero. E allora mio nonno disse, ma quindi che cosa voleva? E sai, pensa, voleva anche che non fosse un lavoro. Disse, ma io ho fatto tanti sacrifici per voi, per essere utile a voi, e voi non volete essere utili agli altri, perché non avete del genere. Questa è stata la ragione per cui si è impegnato e si è difeso dentro i processi. Non si è difeso. Allora quale potrebbe essere la costruzione di questa attenzione? Che bisogna fare per Berlusconi, perché Berlusconi è ancora lì e invece la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista non ci sono più. Quelli hanno sbagliato e difendersi Berlusconi e i suoi soldati che hanno fatto. Ma io non credo che sia così, la risposta non è una risposta. Viene dal passato, da 2400 anni fa, e ce l'ha data lui, perché, e io mi ricordo il famoso Critone, una donna in cui Socrate è condannato a morte per corruzione dei giovani, una condanna ingiusta, ma giuridicamente perfetta dal punto di vista della Costituzione. Viene raggiunto in carcere dal suo allievo Critone, che gli dice abbiamo corrotto i carcerieri, in porto c'è una nave, questa notte puoi fuggire e salvare la vita. E solo gli dice, no, non lo farò mai, perché mai questo? E non lo farò mai perché le leggi, se io facessi questo, le leggi ti potrebbero apparire che noi siamo il fondamento della democrazia e della libertà della vita civile di un consesso, di una nazione. E le leggi vanno rispettate, anche quando pronunciano sentenze ingiuste. Se uno si sottrae al potere delle leggi, ne distrugge l'essenza, distrugge quelli che sono i concetti fondanti del libero civile e democratico. Bene, sono passati secoli e secoli, sono stati le nazioni. Ci sono state le guerre, ci sono state le dittature anche recenti, però se siamo tornati a parlare e a vivere la libertà e la democrazia, lo dobbiamo a questo insegnamento profondo che viene da lontano. E allora noi quando giudichiamo le cose non dobbiamo guardare quello che succede in 10 o 15 anni, non dobbiamo dire sì, aveva ragione Berlusconi,
dobbiamo vedere che insegnamenti una storia e l'altra proietta e la gente proietta nel futuro. E allora uno cerca gli insegnamenti delle persone, per esempio anche quelle delle monastiche, un insegnamento essendo difeso nei processi, dove ha trovato magari chi lo ha accusato con troppa leggerezza, ma ha trovato anche i giudici che non lo hanno neanche mandato al processo, perché non è stato neanche giudici sono stati troppo severi e precisi, allora Gasperi ha portato con la sua onestà di comportamento anche nei confronti della giurisdizione un po' di odio a quella lampada di libertà che Platone ha acceso. Cioè che a parte sono queste espressioni ci torneranno molto perché stiamo in attesa di una sentenza importante per la regione. Proviamo alla gara politica che sono il senatore Gente di Cinque per l'ultimo. La mia conoscenza del democrazia che sale dal 1953, quindi se e di democrazia voglio riposare un insegnamento particolare, a parte il fatto che l'insegnamento che diciamo propedeutico per ognuno questa politica, l'assoluta onestà e l'assoluto disinteresse del proprio affronto personale. Questa era una lezione che Castro ci dava ogni giorno, quotidianamente, nell'esercizio che noi vedevamo tutti della sua esperienza quotidiana di vita. Lui ci insegnava sempre questo: l'uomo politico deve essere assolutamente onesto, assolutamente disinteressato, perché questa è la prima condizione per far politica, diciamo la prima condizione, non si può far politica se non si è nato. Intanto vogliamo ricordare altri due momenti fondamentali: prima di tutto il suo amore per il lavoro di squadra. Noi eravamo una squadra di parlamentari, tutti quanti dediti, tutti insieme al lavoro solo la sua vita. Ognuno di noi aveva un compito, una funzione specifica, ma lavoravamo tutti insieme per fare il processo di risultato. Ricordo quando si discuteva la statizzazione dell'università borsese e l'impegno che ci mettemmo io, l'onorevole Attese e il senatore Bombiani, per guidare insieme, tutti insieme, quel qualcuno ripartendo sui compiti, abbonando i componenti del Comitato Universitario Nazionale che doveva dare il parere determinante della statizzazione dell'università, e ricordo che Castro ogni giorno ci chiedeva notizie, come che state facendo, che cosa andava, ci stronava, ci diceva non dormite, era un suo modo di correre, lui non dormiva mai perché lui si portava il lavoro a casa dal ministero, il lavoro a casa era fino a di notte, cioè fino alle pratiche del ministero. Quindi è quello che neanche noi eravamo un po' più distratti, nel senso che non avevamo questa stessa capacità di lavoro. E poi un'altra cosa che voglio ricordare di Castro è la quella della sua conoscenza profonda di tutti i problemi, anche i più piccoli, di qualsiasi comune della nostra regione. Se tu gli parlavi di che cosa era necessario fare, non so, a Fallo o a Cinta o Padella, lui si diceva Fallo ha bisogno di fare questo, ci diceva Padella di fare quest'altro. Quindi quando ci riunivamo, lui ci metteva in grado di lavorare tutti insieme per gli obiettivi comuni che erano quelli della crescita sociale e civile del nostro territorio. Quando prima parlava di infrastrutture, capito? La lezione che ricordo, l'impegno di Gasperi fu determinante per la formazione della famosa dell'autostrada adriatica, dell'autostrada Roma-Tuzzo. Quando ci fu un fortissimo stop dei lavori, determinato dalla crisi finanziaria della strada negli anni 76-77, Gasperi si impegnò fino in fondo perché non solo venisse assunta a carico dell'ANAS la prosecuzione della prima, ma addirittura per approcciare forse
scoppiate, una entrando verso Pescara e l'altra verso Arcaterno, proprio perché capiva che questa corsata è stata fondamentale per lo sviluppo dell'Abruzzo e per la sua collezione al servizio per collegare per i collegamenti come pure molto determinante la sua azione per la promozione della costa adriatica, ricorda la battaglia del famoso casetto del Sangro, quando non era stato stanziato la prima volta il casetto del Sangro, e quello avrebbe poi impedito la prosecuzione della fondo Valdesano, cosa che invece si poteva ottenere con il casetto del Sangro o con quello di Lanciano, e questa prosecuzione della fondo Valdesano è iniziata la progetto dalla terra e poi adesso pare con degli anche questo importante risultato della in qualcosa che sembra di fare. E mi sono permesso di ricordare così due dati salienti delle calate democratiche, quindi appunto l'assoluta onestà e l'assoluto disinteresse, poi il lavoro di squadra e di amare lavorare tutti insieme, dovremmo essere un corpo unico, tutti protesi verso la realizzazione degli obiettivi necessari per lo sviluppo della Russia, e poi la conoscenza profonda della realtà abruzzese, della realtà di ogni singolo comune. Ricordo le famose riunioni che facevamo spesso a Santa Maria di Parma, quando univano tutti i sindaci della provincia per dire come si faceva il bilancio, come doveva essere impostato il bilancio. Ci facevano una lezione ogni volta, ogni estate. Ricordo anche con insistenza, perché mi costava anche la fatica, in quanto spesso in questo periodo noi non potevamo fare le vacanze, perché le vacanze erano nostre, erano la modesta per la ripasta, ed erano le vacanze che passavano facendo le varie feste dell'amicizia dei vari in quel comune della nostra provincia, e noi dovevamo seguire ogni volta lui che andava a tenere la festa dell'amicizia sia in Abruzzo o a casa di una Castiglione del Selmarino. Dovevamo seguire ogni volta perché voleva che noi stessimo tutti insieme, tutti uniti, proprio per rappresentare la compattezza della classe dirigente della democrazia cristiana. E c'era dall'altra parte una considerazione rispettosa anche da parte degli avversari politici. Ricordo che quando c'è in costanza, l'onorevole Amendola, un giorno mi fermo con un giorno, mi avvicinai a lui con molto timore perché Giorgio Amendola è un personaggio storico del Partito Comunista. E mi disse, il mio presidente sono dei 5 di ieri, ma mi disse di ieri, meno male che avete Gaspari. Mi ricordo la frase di Amendola, proprio di ripeto, veniva dal comunista, perché il rapporto con il Partito Comunista era un rapporto dialettico, anche molto duro, molto spesso molto aspro, ma era un rapporto sempre rimontato al vivo, a meglio delle condizioni di vita del popolo abruzzese. E non c'era questa lotta come oggi c'è purtroppo personale tra i vari gruppi e spesso all'interno dei vari gruppi, ma c'era un momento più dialettico che contrapponeva un partito all'altro e che serviva proprio a far sì che tutti quanti lavorassero sullo sviluppo del bene comune. Hai ricordato prima la battaglia per la Santa Domenica. Io ricordo, allora ero presente alla provincia, che c'è una grossa discussione per questo problema della Santa Domenica. Ma era fatto proprio perché da una parte si vedeva la Santa Domenica come occasione di sviluppo, per una parte allora non c'era ancora la sede, e non ancora si parlava della venuta della sede, quindi si ignorava completamente questa possibilità. Dall'altra si oppone delle ragioni ambientali che militavano perché la Santa Domenica non dovesse essere aperta. Quello che capiva su una base dialettica fondata su problemi concreti e non interessi personali che bisogna uno che tirava la giacchetta all'altro. Ho voluto ricordare questi dati caratteristici delle relazioni del Castro, proprio per sottolineare come da parte sua, e questo dovrebbe essere l'esempio per il futuro amministratore della nostra regione, perché tutti insieme si lavori nell'interesse della regione, nell'interesse delle nostre popolazioni, soprattutto dei nostri territori. E questo è il saluto che volevo dare e il messaggio che volevo dare. C'è il sindaco Latella, tra l'altro citava questo piazza che citava la statale sì, tanto grazie.
Camillo anche per l'invito. Io credo di aver conosciuto Gaspari a pari anche di altri che sono qui con me tanti tanti anni fa. Io vivevo a 50 metri del professor Lucio, e quindi ho avuto modo di conoscerlo da bambino. Io quando in quegli anni 60, dal venerdì al lunedì, lui era Gissi, con centinaia e centinaia di persone che ogni mattino, ogni giorno, usavano quel portone, trovavano un fattore. Poi ho avuto un'esperienza lunghissima come capogruppo della posizione. Era difficile trovare altre persone che si candidavano a GIS, allora specialmente di minoranza. Però riuscivamo a farlo, alla fine io e mio zio, il segretario della sezione, si faceva la lista per persone. Questo è durato tantissimi anni, a partire dal 1980. Ed era un'esperienza importante, il Consiglio Comunale era per me un tipo di grande studio, perché i Consigli Comunali venivano preparati con le ignoranze. Lui non aveva mai superficialità, ascoltato con attenzione, molti dicevano pure proprio mai parlato, nella discussione, però molte volte le osservazioni che arrivavano dalla minoranza venivano anche accolte. Devo dire che poi c'è stata una fase importante, sempre agisse, quando lo chiamò e disse: vogliamo fare una lista di tipo diverso. Io uscivo come capogruppo della minoranza, allora era la fase del passaggio dal Partito Comunista al PDS. Decidemmo di togliere le ali strette, per cui ci furono tre liste: la lista della Fondazione Comunista, la lista del Movimento Sociale e ci fu questa lista nostra, civica, capeggiata da un sindaco che era stato il capolista in passato della lista del Movimento Comunista, il nostro partito. C'è una cosa bella che Gaspari, nel momento della presentazione e della preparazione della lista, intanto non impose nome, non disse allora dobbiamo fare questo, però da adesso decidiamo che sono gli assessori, a lui portava il programma, ma non i grandi programmi, tre punti. Questo poi si è ripetuto anche nel secondo mandato di Giorgio Martino, la stessa cosa, tre punti. Quei tre punti non voleva sapere ragione. Ogni volta che tornava da Roma, telefonava, si chiamava e diceva: mi dite come va la zona industriale, mi dite quali problemi ci sono, mi dite per quali motivi non riusciamo a mettere la gente da solo. E l'ospedale, che era un altro dei problemi che mi interessava molto per me. Questo è stato Gaspari, momento importante. E allora buona parte delle amministrazioni di quel territorio seguirono quella indicazione e si fecero tantissimi esercizi, tant'è che ancora oggi nel Vastese forse 3-4 dei comuni continuano ad essere amministrati da gli
ad alta voce. Quando sono diventato sindaco di Vasto, è chiaro che mi sono subito posto l'obiettivo di dare a Gasca la cittadinanza onoraria di Vasto, perché Vasto ha avuto molto, già per poco, grandi impegni nella realizzazione delle grandi scelte che poi portano a quei risultati. All'industrializzazione di quella che era la zona industriale di Cisti. Furono scelte importanti, furono scelte. Io da militante di partito di opposizione negli anni 70, negli anni 80, certamente partecipai anche alla contestazione delle scelte di alcune scelte. Alcune di quelle contestazioni con il segno di poi si sono dimostrate assurde oggi a te, contestando la linea delle autostrade, ricordiamoci questo, ci allora non erano tanto d'accordo con le tante autostrade per la regione Lombardia. Chiaramente c'erano anche altre contestazioni che invece poi portarono a risultati altra, e mi ha ricordato poco fa la Sanchimica, ebbe una opposizione forte da parte del gruppo del centro-sinistra, da parte delle associazioni agricole della piana del Sangue, e se poi probabilmente ci fu una industrializzazione di tutto diverso di quella piana, sicuramente su quattro di quelle lotte. E quella classe politica del genere fu in grado ancora non si mise conto di quelle lotte, accettò quelle critiche. Questo è l'insegnamento che, ahimè, oggi spesso non vediamo. Se oggi mi si chiede, ad esempio, a me quale significato a casa di ha lasciato la zona. Prima veniva ricordato il fatto che Casca aveva rappresentato insieme ad una classe dirigente il mondo moderato, il mondo dei cattolici. Come dicevo prima, per me andava oltre questa sicuramente aveva quei voti, però Gaspari nel momento in cui governava diventava anche la persona in grado di recepire quelle indicazioni che venivano anche dalla minoranza, i programmi come dicevo prima, lui ricordava sempre questo discorso del programma, non ho mai sentito Gaspari parlare di altro, e il programma non era solo il programma della maggioranza di governo, era attento anche a quelli che erano le indicazioni dal mondo sindacale, dalle organizzazioni e dalle minoranze. L'altro aspetto importante e l'altra cosa che sicuramente mi ha dato a me una riflessione è che diventato politico lui continuava ad essere uomo della società civile. Non si andava a Roma per fare chissà cosa, si andava a Roma per portare, come diceva l'onorevole De Cinque, quelli che erano dei aspettativi di esigenza. E da ultimo parlava spesso dei suoi rapporti con le minoranze, a partire dalla forte conoscenza. Di altro modo, fino al grande contributo che i nostri politici anche della sinistra avevano dato alla sua produzione, portando una pagina che lui ha scritto quando fu dato la cittadinanza onoraria, disse
mondo che non conosce, quindi aiutare il Parlamento per fare avanti le istanze del mondo associato, che era un strumento importante per il partito, perché questo era un fatto. Per finire, vorrei citare le ultime sue frasi proprio a Pasqua, quando ha ricevuto questo per la cittadinanza, e credo ma tutto è quello che lui pensava in quel momento e che oggi ha pensato. Diceva questo: bisogna che ci sia da parte dei politici un'inversione di tendenza, non correre dietro a chi comanda, ma fare una legge elettorale che restituisca ai cittadini il diritto di intesa e dia la possibilità al cittadino di incidere sul politico, di pretendere quello che è giusto pretendere e di realizzare quello sviluppo, quel progresso che abbiamo dato nel passato, che consentiva ai giovani di allora di trovare, avendo la volontà di lavorare, il lavoro che è felice. Oggi l'accesso al lavoro è diventato un caso, una fortuna, un incidente particolare che può o non può accadere. Non possiamo tollerare, dobbiamo ritornare a una politica che produca il futuro, che lo assicuri ai giovani, che ripristino il prestigio e l'onore del nostro Paese. Grazie. Tanto ringrazio tutti e di nuovo in particolare Camillo Sanzato che ha voluto promuovere questo incontro a distanza di 2 anni dalla morte di Castro, saluto Lucio, Germano, Luciano e Luciano. Ringrazio per la presenza che sta continuando questo interessante incontro. In questa sala celebriamo i 90 anni del ministro Gatta e successivamente, per concessione anche della sua famiglia, in particolare di Lucio, abbiamo trasportato la sua sala qui, prendendo la camera ardente. In quella occasione abbiamo visto molti cittadini che hanno reso omaggio ad un grande uomo, uno che definire statista è sicuramente una parola appropriatissima. Se siamo qui in Abruzzo, ripeto, perché gli aspetti legati alle vicende economiche di questa regione, quegli indicatori che ci avevano reso come regione locomotiva dello sviluppo del sud d'Europa, lo ha ben trattato e sottolineato Camillo D'Alessandro, dobbiamo invece sottolineare l'aspetto del leader politico che ha fatto grande questa regione, che ha saputo coniugare l'umiltà della politica, quello che Paolo VI definiva la più alta forma di carica cristiana, alla capacità di trasformare la nostra regione, di rendere una regione industrializzata, le grandi intuizioni, ricordava anche Germano De Cinque, e mi piace sottolineare una precondizione che Germano De Cinque ha posto nell'azione allora di Gaspari e di tutte le persone che con Gaspari collaboravano, insomma da giovane della quinta generazione di democristiani. Ho avuto il piacere di stare assieme a lui. Diceva la precondizione è l'onestà, insomma, perché la politica oggi ha bisogno di recuperare quel profondo senso di onestà e di virtù. Dicevo, la capacità di dare a questa regione un modello di sviluppo legato appunto alla sua attenzione nei confronti della gente, nei confronti di quelle piccole realtà che oggi sono le periferie della politica,
e che invece al contrario in quell'epoca erano al centro dell'attività politica. Diceva bene Germano, quando i problemi che attanagliavano i piccoli comuni, soprattutto quelli dell'interno, e vedeva in Gaspari un interlocutore attento, un consigliere efficace ed anche un sindacalista delle ragioni delle periferie della politica di questa regione. Io poi credo che abbia dato all'Abruzzo un esempio intelligente di come si possa fare squadra e facendo squadra ottenere grandi risultati. È il deficit che noi riscontriamo nella politica degli ultimi decenni, dal 94 ad oggi. Sarà stata la nuova legge elettorale, quella poi che vige, è finita Porcellum, che ha cancellato la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti, forse anche il Mattarella, che ha probabilmente snaturato anche quel sistema elettorale che per molti anni aveva consolidato la democrazia del nostro paese, anzi, quella grande tensione ideale che c'era tra democrazia cristiana e partito comunista. Noi eravamo profondamente anticomunisti in quell'epoca, ma bisogna ricordare e riconoscere che la tensione ideale ha prodotto grandi spazi di democrazia nel nostro paese, quella grande tensione politica tra comunisti e cattolici, democratici e liberali che erano nella democrazia cristiana ha fatto veramente consolidare anche quei principi fondamentali scritti nella Carta Costituzionale. Allora dobbiamo tentare oggi di ripercorrere le stesse strade che Gaspari ha percorso negli anni più importanti della sua vita politica, ma anche proprio ho una grande e preziosa corrispondenza con lui, mi consigliava, mi invitava, mi rimproverava, mi sosteneva anche non solo nel mio ruolo di presidente della provincia, ma anche quando ero sindaco di Costa Cesena. Ricordo un episodio per tutti, era crollato addirittura un ponte in contatto sul fiume Sangro che era sulla statale 16 Adriatica e non si riusciva a trovare una soluzione. Chi percorreva la statale Adriatica doveva fare una variante di 25 km, anche l'economia insomma era modificata da questa impossibilità di costruire il ponte, che insomma riunione i vertici, prefettura, un giorno chiamato Gaspari, ha detto scusami, mi accompagna all'ANAS perché così vediamo cosa riusciamo a sbloccare questa situazione. E vi devo dire che appena concluso questa riunione, immediatamente, il giorno dopo, sono ripartite tutte le procedure che hanno portato a realizzare quel ponte in poco tempo della riferita mondiale. Lui era un pensionato e quando diceva spesso io devo utilizzare la mia pensione per mantenere in vita una segreteria che aveva anche dei costi importanti, perché devo restituire in termini di impegno fino all'ultimo giorno della mia vita la fiducia che gli abruzzesi mi avevano dato, fiducia anche plebiscitaria, proprio portata alle ultime elezioni con la preferenza, oltre 120.000 abruzzesi avevano scritto sulla scheda vicino al simbolo della Democrazia Cristiana il nome di Gaspari. Ecco, questa straordinaria stagione della politica abruzzese la dobbiamo vivere. Bisogna fare squadra perché questa regione ha problemi veramente molto seri. Mi fa piacere anche dire, per esempio, che Marchionne, nell'incontro che abbiamo avuto riservato, ha ricordato l'impegno e la tenacia di Remo Gaspari. Marchionne è venuto in Val di Sangro a ridare fiato e speranza all'industria dell'automobile. 700 milioni di investimenti serviranno a consolidare quella grande risorsa industriale che noi abbiamo nella Val di Sangro. Ecco, anche in questa circostanza, a distanza di 2 anni dalla sua morte, un grande capitano d'azienda che è Marchionne, appunto sottolineando che la Fiat deve la sua capacità di essere industria forte, questa sindacato tra altre aziende del settore dell'automobile, deve anche democrazia perché aveva intuito che in Val di Sangro poteva nascere questo polo dell'automobile. Io non voglio aggiungere altro perché oramai siamo verso la conclusione di questo
questo incontro, ringraziare tutti e auspicare veramente una nuova stagione della politica anche nel nostro paese, in particolare in questa regione. Dobbiamo recuperare il senso della competenza, ci sono troppe questioni che affliggono la nostra società abruzzese, a partire dal lavoro, che è il problema principale. Ci sono troppi focolai di crisi, ci sono troppi problemi, c'è la questione della condizione, insomma, siamo di fronte a una situazione incredibilmente grottesca, una riconversione fallita, e poi veramente qualcuno forse pensava di poterci ingannare in maniera così subdola, e speriamo veramente che ci sia anche una risposta nei confronti degli imprenditori che pensano di stare qui, di ottenere qualche beneficio e poi di andare via. Io spero e mi auguro veramente che nel nome di Revogastai si possa costruire a tutti i livelli una squadra di governo coesa, capace di contare a loro, capace di riannodare rapporti tra la periferia e il centro, ma soprattutto in grado di portare investimenti, perché con gli investimenti si produce ricchezza e con la ricchezza si produce il lavoro. I nostri giovani hanno bisogno di lavoro, e lo dico a tutti quanti, un po' noi che operiamo nella politica, se nei prossimi mesi saremo capaci di dare una svolta, probabilmente all'orizzonte già si avvertono segnali di disagio sociale molto drammatici che potrebbero veramente sfociare in situazioni ancora più pericolose. Grazie. Sì, no, però scusa se ti interrompo, volevo dire, volevo portare a tutti il segno di Gessi che non è qui, perché proprio perché c'è in corso una manifestazione di problemi all'azienda sotto l'amministrazione della rappresentante della, del Consiglio Comunale e della Giunta, mi ha chiaramente spiegato il problema. Grazie. Io mi lascio la conclusione con Alfonso e voglio invitare il senatore Staniscia, che mi sembrava di aver visto. Evidente per Sanita, se vuole qualcuno ricordare il nostro ragazzo, Grazie. L'onorevole Castro
respinse questa interpretazione, perché sostenne in quella sede, poi anche in una successiva intervista che ho avuto la fortuna di fare qualche mese prima della sua del venire di me, cioè nella primavera estate del 2011, e sostenne invece che lo sviluppo dell'Abruzzo era dovuto soprattutto alla popolazione abruzzese. Lui sostenne che è vero che sia la Democrazia Cristiana soprattutto, perché in maggioranza, ma anche, è stato ricordato anche qui, con un confronto dialettico con il Partito Comunista che era allora all'opposizione, loro interpretavano come classe dirigente politica ciò che veniva dalla popolazione e quindi sostanzialmente attribuivano questo modello di sviluppo soprattutto alla vivacità dell'imprenditore abruzzese, delle classi sociali abruzzese e delle classi dirigenti dell'Abruzzo. E ci si trovò d'accordo su questo, testimonia anche l'onorevole Mariani del Partito Socialista, l'onorevole Santirocco del Partito Comunista e l'onorevole Delfino dell'ex Movimento Sociale. Quindi in questo convegno venne fuori questa tesi dell'onorevole Caspi che sostanzialmente fu poi accettato in qualche modo anche. Su un altro tema si sviluppò il dibattito, sul tema della programmazione. Alcuni sostennero, degli studiosi, che in Abruzzo vi era stato questo sviluppo, però non vi era stata una programmazione organica. E questo, stavamo nel 2000 e eravamo già in qualche modo, stavamo uscendo da quello sviluppo che c'era stato negli anni di cui ha parlato il consigliere Camillo, il presidente Camillo. Quindi perché c'era questo cambiamento di tendenza? Fino al 92 c'era stato questo sviluppo dell'Abruzzo, poi vi era un cambiamento di tendenza. Alcuni attribuivano al fatto che non vi era stata la programmazione economica e sociale. Gaspro sostenne invece che programmazione c'era stata in Abruzzo. Non c'era stata una programmazione rigida dall'alto, diciamo anche alle esperienze di altre nazioni, di altre aree europee, ma vi era stata invece una programmazione dal basso, cioè nel senso che lui, gli atti sono pubblicati, quindi io non sto inventando niente, ho riletto proprio perché ero stato invitato per sentire, e lui diceva e sosteneva che soprattutto i piccoli comuni sono stati ricordati, ma anche i grandi comuni dell'Abruzzo sostanzialmente erano quelli che avevano programmato. Faceva l'esempio delle università. Negli anni 60 c'è questo grande dibattito su perché l'Abruzzo non aveva una sua università insieme alla Calabria e a qualche altra regione del Mezzogiorno. Dice, non siamo stati noi, classe politica, dice Gaspar, a programmare l'università, ma sono stati i comuni, le camere di commercio, le banche, eccetera, a Chieti, a Pescara, poi a Teramo, all'Aquila, che si sono messi avanti e quindi è venuto fuori questo sistema universitario. Questa è un'altra tesi che tu sostenne in queste caratteristiche. Un'altra annotazione che io mi sento di fare è questo, che allora io ero più giovane di Gaspari, però quello che notavo era questo: io facevo parte del Partito Comunista e
ritenevo che il Partito Comunista fosse il partito più legato al territorio, più legato ai cittadini, e che quel partito a cui io appartenevo era quello che più era sensibile alle tesi che provenivano dalla base. In effetti la cosa che mi impressionava allora e anche adesso rileggendo quei fatti è che l'onorevole Gasperi era molto legato al territorio ed era molto competitivo col Partito Comunista da questo punto di vista. Non solo era legato al territorio, ma ascoltavamo il territorio. Riporto un esempio che io ho vissuto in qualche modo negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, la Democrazia Cristiana a livello nazionale aveva deciso che nel Sangro ci dovesse essere uno sviluppo di tipo agricolo e non di tipo industriale. Ci fu una visita del ministro del Mezzogiorno, allora onorevole Castore, che sostenne anche nel Sangro e poi a Lanciano questa posizione della Democrazia Cristiana a livello nazionale. Nel Sangro ci fu una pressione molto forte dei sindaci democristiani di tutto il comprensorio, della Chiesa, ci fu una riunione dei sacerdoti, una pressione dei sindacati, una pressione dell'organizzazione sociale di quella zona. Gasperi, che in un convegno a caso, dice l'onorevole De Cinque, che certamente ricorda meglio di me, perché io lo ricordo per averlo letto, ma lui se non del padre era colui che proprio promosse questo convegno nel 1964, e praticamente si sostenne che quest'area era tra il pescarese e il vastese, doveva avere una vocazione diversa. Ci fu a caso un giornaletto che Gasperi ricorda in questo convegno di cui io ho detto, di Atessa del 2000, che sosteneva la necessità, lui quel giornale definì quella valle, la valle della morte, della industrializzazione anche del Sangro. In questo convegno di Atessa del 2000 l'onorevole Gasperi dice testualmente: in effetti dietro questa grande pressione delle popolazioni di quella valle accettò non solo, ma si mise e fece in modo che anche il consorzio, anche in Atessa, nel Sangro, ci fu l'istituzione del consorzio industriale che poi ha promosso quello sviluppo industriale di cui qui anche si è ricordato. Finisco dicendo che negli anni 70 c'è stato un confronto anche altro nella Valle del Sangro su il modello di sviluppo che doveva esserci, e secondo me questo confronto ampiastro ha portato a un risultato positivo per quella valle, per l'intera provincia e regione sostanzialmente, perché poi l'insediamento Sever, non solo l'insediamento Sever, l'area della Onda e l'intorno di queste industrie hanno portato per lo sviluppo. E un'ultima cosa vorrei dire, che è un po' più di carattere personale. In questo confronto anche aspro, lo diceva il sindaco La Penna, io pure ho avuto un'esperienza di questo tipo. Una caratteristica che a me è sembrato fosse di Gasperi era quello che una volta fissato l'obiettivo lui voleva l'impegno della maggioranza, che allora la DC era maggioranza, ma anche della maggioranza, per poter conseguire e raggiungere quegli obiettivi. Non vi dico gli esempi perché mi pare che giustamente il mio tempo è finito. Vi ringrazio.